Settimo webinar del ciclo di lezioni d'Europa 2024, che si realizza nel contesto del terzo modulo denominato Il Green Deal, l'intelligenza artificiale e le loro concrete applicazioni. Il tema di oggi è rendere visibili le città, il New European Bauhaus. Come in ogni webinar, anche oggi abbiamo ascoltato un'introduzione musicale che spero vi sia piaciuta, scelta per noi sempre dalla cara amica e collega Claudia Salvi. Si tratta di un indiscusso successo di Peter Gabriel, dal titolo Mercy Street, Via della Misericordia. Un invito alla riconciliazione, alla cura delle parole, della spiritualità. E perché no, in una concezione più ampia alla dimensione del valore dei sogni, della poesia ed in questo contesto al valore della riqualificazione dei luoghi pubblici degradati, alla necessità di miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica ed ambientale. Ho il piacere di presentarmi e di essere qui con voi a portare il mio contributo alla realizzazione di questo webinar. Nella conduzione e nella presentazione dei relatori di oggi, mi chiamo Marta Ferrantelli e sono responsabile del Centro Europe Direct Trapani Sicilia, ospitato presso il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, sede del Polo Universitario di Trapani. Sono davvero lieta non soltanto di contribuire alla realizzazione di questo webinar, ma anche di salutare i colleghi di tutti gli altri Europe Direct che contribuiscono alla realizzazione del più complessivo ciclo di webinar, che come sapete sono ben 9, e ho anche una precisazione che vorrei fare, per un ringraziamento. Questo Lezioni d'Europa nasce ben 15 anni fa, quindi siamo al quindicesimo, alla quindicesima annualità, al quindicesimo ciclo, e nasce proprio per una collaborazione con lo Europe Direct Roma Innovazione per un format realizzato dall'Università di Siena. Oggi però questo format si è ampliato con la partecipazione di vari Europe Direct nazionali e quindi oggi sono presenti per la realizzazione di questo ciclo lo Europe Direct appunto di Trapani Sicilia, di Siena, di Roma Innovazione, di Chieti, della provincia di Verona, di Venezia Veneto, dell'Emilia Romagna, del Molise e della Lombardia, tutti gli Europe Direct che contribuiscono all'iniziativa. Ma oltre a questi soggetti, che noi, oltre diciamo, ai centri Europe Direct, questa attività è supportata per la disseminazione e informazione anche da vari soggetti, enti pubblici e stakeholder territoriali che sono vari referenti degli Europe Direct coinvolti e che trovate appunto indicati nelle pagine dei singoli webinar di eventi PA del Formez. Ovviamente non li indicherò tutti quanti, ma li ringrazio per aver partecipato a questa iniziativa, per essere soggetti di polo di riferimento, punto di riferimento degli Europe Direct e per il lavoro che stanno svolgendo insieme a noi, appunto, di diffusione, di informazione dell'opportunità di partecipare a questi webinar. Ne approfitto anche per salutare direttamente i colleghi e le colleghe e per ringraziare il professore Pasquinucci dell'Università di Siena che coordina questo webinar di Lezioni d'Europa di quest'anno. Vi ricordo che tutti i webinar sono registrati, pertanto potrete riascoltarli dalle singole pagine di eventi PA del Formez e che è possibile richiedere l'attestato di partecipazione seguendo la relativa procedura. Vi ricordo inoltre che entro il 10 aprile è possibile effettuare la registrazione per partecipare. Adesso provo a vedere se riesco a fare una condivisione della locandina generale.
farvi vedere, scusate soltanto un attimo, perché vorrei farvi vedere un attimo la locandina che avevo predisposto, locandina dei webinar, eccola. Ok, soltanto non so se la state vedendo, la vedete? Qualcuno Sì, mi si può dare... vede. Ok, grazie Raffaella. Non si vede più? La vedete ancora? Ok, Sì, si vede. come dicevo... No, non si vede perché questa... Ecco, ok, come vi dicevo, questo webinar appartiene al terzo modulo, il Green Deal, l'intelligenza artificiale e le loro concrete applicazioni. Oggi siamo al 4 aprile, quindi rendere visibile le città, il New European Bauhaus. L'11 aprile abbiamo l'Unione Europea di fronte alle sfide e alle opportunità dell'intelligenza artificiale e di ChatGPT. Vi ricordo che per poter partecipare al webinar dell'11 aprile è necessario registrarsi il giorno prima entro le ore 16, così come per partecipare all'ultimo evento che appartiene al quarto modulo dei nostri webinar, Cittadinanza attiva ed elezioni europee, che si svolgerà il 18 aprile e dal titolo appunto Fai sentire la tua voce le elezioni europee del giugno 2024. Vi ricordo che la registrazione deve essere effettuata entro il 17 aprile, il pomeriggio, entro le ore 16 del pomeriggio del 17 aprile. Questa precisazione è doverosa perché alcuni di voi non hanno potuto partecipare precedentemente proprio perché, diciamo, i tempi della registrazione non sono stati coerenti. Mi collego appunto a questo ultimo, alla presentazione dell'ultimo webinar che sarà il 18 aprile per ricordarvi che per sollecitare l'attenzione per ricordarvi e per sollecitare l'attenzione sul fatto che il ciclo di lezioni d'Europa ha raggiunto quindi la 15ª edizione in un anno, qual è questo, particolarmente importante per noi cittadini europei. Noi sappiamo che il prossimo 8 e 9 giugno sono giornate destinate al voto alle elezioni europee in Italia. Una maggiore conoscenza ed informazione sull'Unione Europea, dalle istituzioni alle sue politiche ed opportunità, riteniamo possano indurre ad una maggiore riflessione sull'importanza della partecipazione democratica al voto. Per questa ragione, i vari webinar, 9 in totale, come detto, puntano a far conoscere i vari temi dell'intervento dell'Unione Europea nella nostra vita. Attraverso la conoscenza del New European Bauhaus, oggi abbiamo l'opportunità di riflettere sulle priorità dell'Unione Europea con riguardo alle trasformazioni verdi e digitali. Il New European Bauhaus è infatti un progetto dell'Unione Europea innestato all'interno del Green Deal, che mobilitando competenze interdisciplinari punta a trasformare gli spazi bisognosi di riqualificazione rendendoli gradevoli, sostenibili e inclusivi e farne laboratori viventi per l'innovazione. Parleremo dunque insieme di spazi riqualificati per la loro rigenerazione. Un obiettivo perseguito attraverso un insieme di azioni tesi al recupero degli ambienti collettivi con interventi di miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, senza consumo di territorio e ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale. Dunque, attraverso il New European Bauhaus conosceremo queste due priorità europee più nel dettaglio, proprio confrontandoci con la vita quotidiana. Affronteremo quindi l'intero impianto e le opportunità per i potenziali fruitori. Per comprendere tutto questo, dobbiamo sottolineare il valore della interdisciplinarietà e della co-creazione, perché la riqualificazione degli spazi deve tener conto sia delle trasformazioni verdi che digitali.
È molto interessante riflettere su questo nuovo modello di costruzione di un futuro sostenibile, in cui cittadini, istituzioni, organizzazioni ed imprese, e per dirla in una parola semplice, l'intera società prende coscienza appunto della possibilità di costruire un futuro sostenibile e una vivibilità in contesti cittadini diversa. Per comprendere questo, quindi, presenteremo due dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento con il New European Bauhaus, progetti che rappresentano modelli di best practice. Oggi porterà il suo contributo al webinar il dottor Fabio Monforti Ferrario. Ci parlerà di città per una vita migliore. Il dottor Fabio Monforti Ferrario è del JRC, che è il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, fa parte della direzione C, Energia, Mobilità e Clima, e dell'unità C5, che è appunto l'unità Aria Pulita e Clima. Sarà poi la volta della presentazione dei due progetti finanziati dal New European Bauhaus come esempio di buone pratiche, e dunque ascolteremo e ci racconterà il progetto che è stato finanziato al comune di Rovereto, la dottoressa Arianna Miorandi, consigliera comunale delegata ai progetti europei, e la dottoressa Alessandra Neglia, direttrice creativa di UUSAPS, spero di aver detto correttamente, casomai poi la dottoressa interverrà quando, nel momento in cui interviene, potrà correggermi, che presenterà appunto questo progetto che è stato finanziato, che è stato denominato Esseri Urbani, un progetto di architettura, design e arte contemporanea. Ovviamente, come sempre, sarà possibile porre domande alla fine di questo webinar o nel corso del webinar potete anche predisporre le domande. Avrò cura poi di presentarle a conclusione del webinar ai relatori per consentire un dibattito e per poter intervenire sulle specificità di cui sentite il bisogno di parlare e comunque per dare maggiori indicazioni sull'iniziativa. E a questo punto no, io non vedo il dottor Fabio Monforti Ferrario, lo invito a rendersi visibile in modo che possa presentare la sua relazione e appunto parlarci di una città per una vita migliore. Grazie, dottor Monforti, le passo la parola. Buongiorno a tutti, faccio partire la presentazione. Eccola qua. Allora, aspettate, ecco qua. Meglio partire dall'inizio. Ecco qua, allora, buongiorno a tutti. Come diceva la dottoressa Ferrantelli, mi chiamo Fabio Monforti Ferrario, lavoro presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea e vi presenterò alcune iniziative dell'Unione Europea che stiamo seguendo anche dal punto di vista tecnico come Joint Research Center. Diciamo che fanno un po' da contorno al New European Bauhaus, sono un po' una è stata il terreno di cultura, se vogliamo, è stato un po' un terreno di cultura molto in anticipo anche sui tempi, parleremo di patto dei sindaci e invece parleremo poi anche di città neutrali e smart and neutral cities, città neutrali e sostenibili, che è un po' un'iniziativa cominciata più recentemente da parte dell'Unione Europea che procede in buon parallelo, in buona sinergia appunto con il New European Bauhaus che ha introdotto la dottoressa precedentemente. Due parole prima di cominciare, di entrare nel dettaglio, su che cos'è il Joint Research Center. Noi siamo un centro di ricerca situato in diversi siti in Europa. Io personalmente sono situato a Ispra, che è un paesino sulle sponde del Lago Maggiore, non lontano da Sesto Calenda, Arena, Stresa, l'isola Borromee. Siamo un dipartimento della Commissione Europea, siamo tecnicamente quello che viene chiamato una direzione generale, un po' l'equivalente del Ministeri per quanto riguarda facendo un parallelo all'amministrazione nazionale.
Abbiamo un mandato particolare nell'ambito di della divisione dei compiti all'interno della Commissione europea. Siamo un po' il braccio tecnico-scientifico della Commissione europea. Ci occupiamo di produrre conoscenza, dati, informazioni che poi ovviamente divulghiamo al pubblico, siamo disponibili all'intera comunità scientifica, ma in particolare abbiamo un'interazione speciale con i nostri colleghi che lavorano a Bruxelles, che sono quelli che poi mettono in atto tutta la legislazione europea, di cui che sicuramente conoscete, direttive, regolamenti, eccetera, eccetera, ciascuno nel suo campo. Come dicevo appunto, abbiamo un'interazione speciale con i nostri colleghi che lavorano a Bruxelles, che sono quelli che poi mettono in atto tutta la legislazione europea, di cui che sicuramente conoscete, direttive, regolamenti, eccetera, eccetera, ciascuno nel suo campo. Come dicevo appunto, siamo un'entità multisito. Io mi sono appunto sono a ISPRA, dove c'è il sito maggiore, il principale sito del Joint Research Center. Abbiamo altri siti situati in Spagna, in Belgio, in Olanda e in Germania. Il Joint Research Center nasce con una vocazione principalmente nella scienza del nucleare. Negli anni 60-70 era molto focalizzato appunto sull'utilizzo del nucleare civile in Europa. Dopodiché col tempo ci si è evoluti, adesso è un centro di ricerca che si occupa di numerosi e diversi argomenti, fra cui giusto appunto cambiamenti climatici, qualità della vita urbana, qualità delle città, eccetera, eccetera. Qui qualche numero, in totale abbiamo circa 2.800 persone di staff con diversa tipi di formazione tecnico-scientifica, ma anche umanistica. Abbiamo economisti, sociologi e certo un ampio spettro di specializzazioni, supportate da personale tecnico e amministrativo, una cinquantina di laboratori di infrastrutture di ricerca, alcuni dei quali sono veramente unici in Europa e alcuni dei quali svolgono anche un ruolo di coordinamento e di validazione reciproca per i laboratori di diversi stati membri dell'Unione Europea, svariati database, modelli. Noi personalmente nella nostra unità, per esempio, abbiamo un database di emissioni mondiali, un modello di qualità dell'aria a scala urbana e altri strumenti, ancora una volta, a disposizione della comunità scientifica che noi utilizziamo per fare valutazioni, di cui alcune delle quali le vedremo poi nel corso della presentazione, i cui risultati poi vengono poi considerati all'interno come base tecnico-scientifica per lo sviluppo di una legislazione, soprattutto delle parti tecniche della legislazione europea, che, come molti immagino sapranno, non sono per niente semplici. Certe volte necessitano una buona legislazione, necessita di una buona conoscenza dell'argomento e una buona conoscenza tecnico-scientifica dell'argomento. Ecco, vi dicevo appunto dei laboratori del Joint Research Center. Qui vedete alcune immagini dei laboratori. Se avete l'opportunità, vi consiglio anche di pensare a una visita al Joint Research Center. Ci sono possibilità per gruppi, per scuole, ma anche in certo qual modo, stiamo aprendo anche possibilità di visite a singoli. Vedete alcuni laboratori, alcuni di questi. Spero che riusciate a vedere la freccina del mouse, che indica per esempio qua in alto a sinistra vedete un laboratorio che è particolarmente interessante per l'argomento del nostro webinar, che è l'European Laboratory for Structural Assessment. È un laboratorio dove si fanno proprio le prove con piattaforma mobile, simulando scosse telluriche per valutare la resistenza degli edifici in diverse condizioni. Poi ci sono laboratori che sono particolarmente interessanti, per esempio, per la mobilità sostenibile. Qui abbiamo un laboratorio per quanto riguarda il test delle batterie per automotive, il VELA, che è un laboratorio di punta del GRC che si occupa di valutare le emissioni dei veicoli e che è stato alla base, e i cui risultati sono stati alla base dello sviluppo delle legislazioni euro, i famosi Euro 4, Euro 5, Euro 6, sono basati anche su dati raccolti all'interno di questo laboratorio. E nella prossima slide vedete, per esempio, qui in alto a destra, European Solar Test Installation. È un laboratorio
direi veramente pionieristico, che si occupa di valutazione della qualità dei pannelli solari che noi oggi consideriamo un oggetto quasi di uso comune, ma dovete considerare che questo laboratorio è stato installato dal GRC, è stato messo in atto dal GRC nei tardi anni 80, quindi si parla di un laboratorio che ha veramente percorso i tempi nell'utilizzo di una tecnologia che ai tempi era ancora molto di nicchia, era ancora molto futuro, una tecnologia futura. E così via. Qui ci sono altri, qui vedete altre esperienze che abbiamo presso il Centro Comune di Ricerca. Ecco, venendo un po' al tema della presentazione, appunto, io vi parlerò di alcune iniziative che la Commissione europea porta avanti e che il GRC segue dal punto di vista tecnico-scientifico, che sono strettamente collegate al New European Bauhaus. In particolare, come diceva la dottoressa Ferrantelli, all'aspetto della sostenibilità che parte appunto da costruire edifici sostenibili che siano inseriti in città sostenibili. Diciamo il punto di partenza, se volete, anche sociale dal punto di vista di queste iniziative, è anche l'osservazione che il 75% dei cittadini dell'Unione Europea vivono attualmente in una città, piccolo o grande, ma comunque diciamo in un ambiente urbano. Si prevede che questa percentuale aumenterà fino all'85% nel 2050 e inoltre a livello mondiale le città consumano 2/3 dell'energia prodotta e soprattutto le stime più accreditate parlano del 70% dell'anidride carbonica mondiale che viene emessa appunto in ambiente urbano per vari motivi, trasporti, riscaldamenti, produzione locale di elettricità, eccetera. Comunque appunto l'ambiente urbano è assolutamente cruciale per una sviluppo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che si è posto l'Unione Europea con il Green Deal, tant'è vero che questa è una citazione che viene da alcuni sindaci che sono coinvolti nel patto dei sindaci di cui parlerò fra poco, che dice la battaglia per il Green Deal sarà vinta o sarà persa nelle città, cioè le città saranno la cartina di tornasole, il successo nel rendere le città più sostenibili e più vivibili sarà anche la cartina di tornasole dell'efficacia delle politiche messe in atto nell'ambito del Green Deal. Come vi dicevo, appunto, vi volevo parlare principalmente di due iniziative chiave che ha messo in atto l'Unione Europea negli ultimi anni. La prima è il patto dei sindaci. E questa, vi dicevo, è l'iniziativa più antica, anche questa volta, anche questa, se volete, con un certo aspetto di visionarietà. Si parte nel 2008, quindi si parla di 11 anni prima del Green Deal stesso. Si è cominciato a costruire questa iniziativa che ha l'obiettivo di coinvolgere le pubbliche amministrazioni in quello che è appunto la corsa verso una riduzione delle emissioni di gas serra. Storicamente, diciamo, le prime politiche dell'Unione Europea per l'introduzione di energie rinnovabili, per la riduzione dei gas serra, hanno parlato principalmente agli stati membri dell'Unione. Già all'inizio degli anni 2000 si sono posti gli obiettivi della direttiva che ai tempi si chiamava 20-20-20, 20% di energie rinnovabili, 20% di riduzione di CO2, erano obiettivi che coinvolgevano appunto gli stati membri. Però a un certo punto, diciamo, ci si è anche resi conto che in realtà poteva essere estremamente utile coinvolgere altri livelli di governance, di amministrazione in questo obiettivo generale. E l'idea del patto dei sindaci è proprio questa, quella di coinvolgere un livello amministrativo che è più vicino ai cittadini, che è più in diretto contatto con la popolazione, coinvolgerlo nel perseguire obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra, addirittura spingendo i sindaci a essere più ambiziosi e portare avanti dei risultati, degli obiettivi che fossero appunto più stringenti, addirittura più stringenti rispetto a quelli della media nazionale, delle nazioni in cui erano inseriti.
Si è partito appunto nel 2008 con un obiettivo iniziale di riduzione del 20% della CO2 al 2020, via via si è andati avanti con obiettivi più stringenti e attualmente i firmatari del patto del sindaci possono impegnarsi, ci sono degli obiettivi intermedi per il 2030, ma si possono anche impegnare a raggiungere quella che viene chiamata la neutralità climatica, cioè le emissioni zero, emissioni nette zero di CO2 entro il 2050. Il patto è su base volontaria, ma ha avuto un successo, molto molto ampio, particolarmente in alcune nazioni come la Spagna e l'Italia. Vedete qui a sinistra la mappa delle amministrazioni locali che sono coinvolte in questa iniziativa e nella tabella vedete il numero di quelli che in gergo tecnico si chiamano firmatari, cioè i sindaci o in alcuni casi i gruppi di sindaci, è anche possibile mettersi insieme fra diverse amministrazioni per entrare nel patto dei sindaci, che hanno firmato appunto un patto con i cittadini per cui appunto si impegnano a perseguire gli obiettivi di riduzione di emissioni e anche altri obiettivi che sono correlati, ci sono altri aspetti che riguardano l'adattamento per esempio o l'accesso all'energia, ma questo riguarda più altre regioni perché il patto nel frattempo è diventato anche, ha assunto anche una dimensione globale, nato dall'Unione Europea, ma adesso abbiamo anche il Global Covenant of Mayors, il patto globale dei sindaci che coinvolge città un po' di tutto il mondo. La cosa interessante appunto quando si parlava proprio appunto di azioni, di cose da fare, di cose concrete da fare, è quello appunto che il patto dei sindaci chiede a chi si mette in cammino. In questa slide vedete cosa deve fare una città, un'amministrazione che sia coinvolta nel patto. Ovviamente si parte dal fare una promessa, prendere un impegno, ma ci sono anche tutta una serie di azioni pratiche, tecniche. Noi come GRC per esempio ci occupiamo proprio di valutare, di supportare le pubbliche amministrazioni, per esempio di capire qual è la situazione di partenza. I sindaci, e diciamo soprattutto i piccoli comuni, non sempre hanno le capacità tecniche per riuscire, per esempio, a fare una valutazione precisa di quante sono le emissioni di gas serra che hanno luogo nel loro territorio. Quindi qui interveniamo con linee guida, con supporto quantitativo. Devono capire un po' la situazione di partenza, devono capire un po' dove vogliono andare e soprattutto sviluppare delle azioni. Ci sono diversi tipi di azioni possibili in vari settori, nel trasporto, nella produzione di energia, nel consumo, nel riscaldamento degli edifici pubblici e privati, eccetera, eccetera, e implementare e soprattutto monitorare quello che viene fatto. Quindi, se volete, questo patto ha portato anche a tutta una creazione di una sicuramente di una presa di coscienza di quello che è possibile fare a livello locale per migliorare la sostenibilità delle nostre città e anche, se volete, ha un importantissimo scambio di opinioni, di informazioni, diciamo, sia a livello di governance, se vogliamo, ma anche e soprattutto a livello tecnico sulle possibilità che ci sono nelle varie città, nelle diverse situazioni climatiche, nelle diverse tipologie urbane. Avete visto come nella mappa ci sia veramente un po' di tutto, ci sono città grandi, molto grandi, ci sono città come il Parigi, ci sono città come Milano, Roma, eccetera, ma ci sono anche paesi da 2.000 abitanti, per ognuno dei quali ci si è messi in rete, si è cercato di capire che cosa fosse possibile fare per raggiungere questi obiettivi di miglioramento di sostenibilità. Più recentemente, diciamo anche grazie al successo del patto dei sindaci e anche grazie all'interazione con l'iniziativa della New European Bauhaus, la Commissione Europea, intorno al 2020, ha lanciato una nuova iniziativa che sono le Climate Neutral Smart Cities, un'iniziativa, anche questa molto ambiziosa, che coinvolge in questo caso città, un po' più grandi, diciamo città di una certa dimensione in più, e che ha portato alla selezione di 100 città che hanno preso l'impegno di diventare climaticamente neutrali
non nel 2050 come hanno fatto molti firmatari del patto dei sindaci, ma molto prima, nel 2030, cioè quasi dopodomani, dal punto di vista, diciamo, delle tempistiche tipiche con cui si muovono le politiche. E quindi città che appunto hanno aderito, c'è stata una call nel 2021, alle quali hanno risposto alcune centinaia di città di tutta Europa. Sono state selezionate 100 città dell'Unione Europea da diversi stati membri. Qui vedete una mappa che elenca tutte le città che hanno aderito, più 12 città presenti in quello che viene chiamata nazioni associate, cioè per esempio la Svizzera, la Norvegia, eccetera, eccetera. Ci sono altre in altre nazioni. Per l'Italia, qui vedete l'elenco delle città che sono state selezionate e che hanno cominciato a lavorare per appunto raggiungere questi obiettivi di neutralità climatiche. Come già stato anche detto durante l'introduzione, tutto questo si basa anche molto su interdisciplinarità e co-creazione. Proprio nel mandato del patto dei sindaci, ancora maggior ragione delle città climatiche, è quello di coinvolgere i cittadini all'interno delle iniziative, tant'è vero che appunto le città neutrali stanno in questo momento presentando i loro piani di azione, in cui appunto come GRC siamo coinvolti anche come per una valutazione dal punto di vista tecnico, e effettivamente abbiamo visto grandi sforzi, un grande interesse, una grande volontà di coinvolgere i cittadini, perché ovviamente sforzi di questo genere, impatti di questo genere non si fanno se non hai il sostegno della cittadinanza, non si fanno se non hai un coinvolgimento dei cittadini, il che implica tutta una parte di appunto di condivisione, di co-creazione, che è appunto parte integrante della pianificazione per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica. E niente, quindi diciamo, queste sono appunto due grosse iniziative che si intersecano con il New European Bauhaus e che hanno messo in campo molte energie della cittadinanza, dei sindaci e anche della Commissione europea, che coordina e permette una piattaforma di scambio di esperienze e di informazioni, in modo che l'esperienza di una città sia il più presto possibile, il più efficacemente possibile, condivisa con tutti gli altri che stanno perseguendo gli stessi obiettivi. Gli obiettivi sono appunto principalmente di quanto riguardano principalmente la neutralità climatica, quindi le emissioni di gas serra, ma mi fa piacere ricordare, soprattutto in questo contesto, che diciamo la sostenibilità non è soltanto le emissioni di gas serra, noi ci occupiamo anche di qualità dell'aria e diciamo un'opportunità ulteriore che viene fornita da queste iniziative, un vantaggio ulteriore che viene portato da queste iniziative è il fatto che in realtà quando stiamo lavorando sulle emissioni di gas serra stiamo lavorando anche molto spesso, quasi sempre direi, anche sulle emissioni di inquinanti atmosferici. L'inquinamento atmosferico è un problema che è migliorato moltissimo rispetto ai decenni precedenti, da quando si è incominciato a sviluppare una legislazione europea e nazionale anche qui permettesse di fare azioni di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici, ma è un problema che è ancora presente in alcune realtà, e purtroppo questa cosa ci riguarda da vicino, perché in quanto italiani e almeno personalmente in quanto abitante della pianura padana ci troviamo in situazioni dove la qualità dell'aria, pur migliorata, non ha ancora raggiunto gli obiettivi ideali che prima l'Organizzazione Mondiale della Sanità e adesso l'Unione Europea ci chiedono di raggiungere. Qui vedete un po' tutto quello che vedete in azzurro e blu è, diciamo,
entro i limiti ragionevoli di una fissati presenti e futuri dei limiti di qualità dell'aria, quello che vedete in varie gradazioni di giallo, arancione e rosso sono punti in cui purtroppo la qualità dell'aria deve ancora, in cui sarà necessario uno sforzo maggiore, un ulteriore sforzo per proteggere ulteriormente la salute dei cittadini. Sforzo che appunto, come vi dicevo, è stato diciamo suggerito fortemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021, suggerimento che è stato alla base della nuova legislazione per la qualità dell'aria. Siamo ormai alla fase conclusiva della negoziazione fra Commissione Europea, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo. Sono attesi a settimane, a giorni, a settimane, la promulgazione appunto di una nuova direttiva che abbasserà e porterà i limiti accettabili di qualità dell'aria a livelli più bassi e più vicini a una migliore protezione della salute dei cittadini. Quindi appunto iniziative, stiamo appunto grazie anche a queste iniziative collettive, a queste iniziative che mobilitano i cittadini, comunque diciamo ci stiamo avvicinando sempre di più a obiettivi che non sono soltanto quelli della neutralità climatica, ma anche più in generale di una migliore qualità di vita urbana. Concludo questa mia presentazione solo ancora per ricordare un altro lavoro che come GRC stiamo facendo, sempre ancora una volta a supporto delle pubbliche amministrazioni, in particolare appunto occupandoci di qualità dell'aria. Abbiamo sviluppato dei modelli, dei sistemi, dei modelli matematici che ci possono anche aiutare a capire da dove viene il problema. Ci hanno permesso, sia per quanto riguarda diciamo le attività che producono inquinamento atmosferico, sia per quanto riguarda proprio le zone geografiche più sottoposte al problema, come abbiamo visto precedentemente. E quello che abbiamo sviluppato è un atlante urbano della qualità dell'aria. Qui abbiamo preso come punto in considerazione il particolato atmosferico ultrafine, quello sotto i 2,5 micron, quello che purtroppo si incunea più profondamente all'interno dei polmoni e degli alveoli polmonari, e siamo riusciti appunto utilizzando misure e modelli insieme a capire qual è l'origine del particolato atmosferico. In questa figura vedete diversi tipi di origine geografica, cioè dalla città, dalla commuting zone, la zona circondante la città, il resto della città e quello che è transfrontaliero, mentre nei vari colori vedete quali sono i settori che influiscono in più sull'inquinamento atmosferico: trasporto, industria, agricoltura, riscaldamento, eccetera. Qui vedete il caso della città di Roma. E quindi produciamo una serie di informazioni che danno una dimensione sia geografica sia diciamo di settori economici per la produzione di inquinamento atmosferico, con ancora una volta l'obiettivo di essere di supporto alle amministrazioni locali, un sindaco o un tecnico in questo caso del Comune di Roma, ma l'abbiamo fatto per 150 città europee, è in grado di guardando questo grafico di capire quali sono i settori su cui agire più rapidamente, a cui dare priorità nell'azione, e quali sono, se volete, anche le aree, cosa è di sua competenza, cosa viene dalla città e cosa invece è diciamo prodotto da ciò che viene intorno alla città e per il quale è presumibilmente utile, per esempio, fare quello che è stato fatto anche in parte in Pianura Padana, cioè un accordo di bacino in cui ci siano delle azioni coordinate comuni fra diverse pubbliche amministrazioni e anche diverse regioni in certi casi, per fare per portare avanti delle misure che siano più efficaci, o che massimizzare l'efficacia delle misure disegnate. Con questo credo di aver concluso e niente, per le domande appunto saremo disponibili poi, come diceva la consigliera nell'introduzione, saremo poi disponibili verso la fine del seminario. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie dottor Monforti
Ferrario di questo contributo. Mi pare la parola chiave essenziale da valorizzare sempre la presa di coscienza dei cittadini. E con questo punto di, avendo come punto di riferimento questo aspetto, passo la parola appunto alla dottoressa Arianna Maiorandi, appunto delegata dei progetti europei per i progetti europei del comune di Rovereto, per raccontarci l'esperienza del progetto che è stato a loro finanziato, Station for Transformation, in modo da comprendere un po' nell'attualizzazione poi il New European Bauhaus come agisce. Grazie mille. Le passo la parola. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Spero vediate il mio schermo. Sì, vediamo. Grazie. E oggi io sono qui a raccontarvi, come ha detto la dottoressa Ferrantelli, il progetto Stazione per la Trasformazione, che è un progetto del Comune di Rovereto che è stato finanziato dalla Commissione europea a seguito di un bando che è stato pubblicato nell'ottobre del 2022 all'interno della cosiddetta iniziativa urbana europea, che è un'iniziativa che proprio nasce sul New European Bauhaus. Questo bando che è stato pubblicato nell'ottobre del 2022 chiamava le città europee a presentare progetti che potessero diventare una rappresentazione tangibile, concreta del New European Bauhaus. E quindi questi progetti dovevano basarsi proprio i tre elementi fondamentali, i tre pilastri fondamentali del New European Bauhaus, quindi l'estetica, la sostenibilità e l'inclusione. Quindi le città venivano chiamate a appunto presentare progetti emblematici, dimostratori del New European Bauhaus. Quindi, come Comune di Rovereto, abbiamo deciso di partecipare a questa call che si è chiusa nel gennaio del 2023 e è stato comunicato l'esito dei progetti che hanno vinto nel giugno dello scorso anno, quindi giugno 2023, hanno presentato progetti circa 100 città europee, ne sono state selezionate 14, e appunto il comune di Rovereto è stato selezionato. Siamo anche il comune più piccolo, perché siamo un comune di circa 40.000 abitanti, che è stato selezionato, mentre le altre città sono città molto più grandi, alcune sono anche delle capitali europee, come la città di Budapest e di Tallinn. Il nostro progetto si intitola Stazione per la Trasformazione, ha preso avvio ufficialmente il 1 marzo 2024, si concluderà, come vedete nella slide, alla fine dell'estate del 2027. In realtà da settembre dello scorso anno fino alla fine di febbraio il progetto è entrato nella fase della cosiddetta implementazione, in cui il Comune di Rovereto, come capofila del progetto, insieme alla Commissione europea, ha avviato tutte le procedure necessarie poi per l'avvio ufficiale di tutte le attività. Dicevo, questo progetto rientra nella cosiddetta iniziativa urbana europea, e questa iniziativa si fonda appunto sul New European Bauhaus, sul ruolo centrale delle città che possono costruire uno spazio urbano sostenibile seguendo appunto i valori fondamentali del New Bauhaus europeo, quindi progetti che siano belli, inclusivi e sostenibili. L'idea è che fossero presentati progetti fortemente innovativi, quindi, come vedete, mettere in pratica idee ambiziose e innovative per aumentare la capacità appunto delle città di essere motori della transizione ecologica, perché appunto questa iniziativa urbana europea si fonda sul New Bauhaus europeo, ma si fonda anche sul New Green Deal europeo. I progetti, oltre ad essere fortemente innovativi,
azioni che non si erano mai viste prima in Europa, era questo anche un requisito del bando, dovevano essere poi anche progetti con un alto potenziale di replicabilità, replicabilità in altri contesti europei. Questo era un altro elemento centrale nel bando che appunto è stato lanciato nell'ottobre del 2022. La nostra idea è stata quella di presentare un progetto che riguardasse la stazione ferroviaria della nostra città e l'area circostante. In realtà questo nostro progetto nasce da un percorso che era stato già avviato negli anni precedenti, perché in un'area piccola della stazione dei treni che vedete sul lato destro in quel cerchio verde, in uno spazio rigenerato della stazione c'era già un'associazione del nostro territorio che si chiama la Foresta Accademia di Comunità, che è un'associazione locale che ospita e promuove attività partecipative di tipo culturale, artistico, ma anche sociale ed anche economico, e che quindi negli ultimi 5 anni aveva, con il sostegno del Comune di Rovereto, in particolare dell'Ufficio delle Politiche Sociali, aveva rigenerato quello spazio e aveva appunto avviato un percorso di attività partecipative. Questo spazio ovviamente è uno spazio di Rete Ferroviaria Italiana, e quindi si era già nel corso degli anni precedenti avviato una collaborazione, si era avviata una collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana. Da questa collaborazione, da questo percorso che si era svolto negli anni precedenti, abbiamo immaginato di poter procedere presentando un progetto più ambizioso, più grande e innovativo, e appunto con questa forte caratteristica di replicabilità. E quindi abbiamo immaginato di coinvolgere tutto lo spazio della stazione, che è uno spazio attualmente abbandonato. Si tratta del primo piano della stazione ferroviaria della città di Rovereto e degli spazi al piano terra. Sono spazi abbandonati che erano un tempo riservati al capostazione, erano appartamenti del capostazione che abitava presso appunto la stazione ferroviaria, mentre lo spazio al primo piano, al piano terra, era uno spazio dove una volta c'era un'edicola e che attualmente però era stato abbandonato. Quindi l'idea è stata quella di interessare con questo progetto tutti questi spazi abbandonati, ma anche di allargare il nostro intervento all'area circostante la stazione dei treni, e quindi anche quell'area che vedete sulla sinistra col pallino verde, che in questo caso è un edificio, anche questo abbandonato, questo di proprietà del comune, dove una volta c'era un'attività di ristorazione, ma che attualmente anche in questo caso era abbandonato. Quindi il progetto riguarda la stazione, ma riguarda anche l'area circostante. L'idea, diciamo, del progetto è quella di trasformare, come vedete in questa slide, tutti questi spazi che vi ho descritto, per farli diventare un hub pubblico civico, uno spazio dell'impegno pubblico e civico, dove dare vita ad azioni fortemente innovative, rigenerative, e dove co-creare appunto attività che guardino all'impegno di tutti noi per mitigare il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità. E quindi ogni spazio ha una funzione volta appunto a raggiungere quest'idea di a dar vita ad azioni appunto fortemente innovative e rigenerative per combattere il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità. Che cosa faremo esattamente in questi spazi? Parto dal primo spazio, che è lo spazio del primo piano della stazione dei treni di Rovereto, che noi abbiamo chiamato spazio della co-creazione,
È uno spazio molto grande perché riguarda appunto gli appartamenti che una volta erano del capostazione, della famiglia del capostazione che viveva questi spazi che da tanti anni erano spazi abbandonati. E qual è la nostra idea? È quella di creare appunto uno spazio di coprogettazione, di co-working, dedicato a pratiche economiche che riguardano la transizione ecologica. Per alcuni esempi trovate nella slide degli ambiti della mobilità sostenibile, dell'agroecologia, delle energie rinnovabili, della gestione delle foreste, del paesaggio, del turismo dolce. L'idea poi nel concreto è quella di dar vita a corsi di formazione su previsione ecosociale, politiche virtuose di coprogettazione. Abbiamo diversi partner coinvolti in questo progetto perché il Comune di Rovereto è il capofila, ma abbiamo ad esempio l'Università degli Studi di Trento, che è un'università che coinvolta e sarà direttamente impegnata nei corsi di formazione in questo spazio di co-creazione. L'idea è che appunto poi ci siano coinvolte anche le scuole del nostro territorio con appunto progetti anche questi volti a dar vita a pratiche economiche e pratiche di sostenibilità ambientali. Ma anche questo spazio diventerà un'area di co-working del team del progetto Esporti, che è l'acronimo del nostro progetto, ma anche di altri professionisti attivi appunto nell'ambito della transizione ecosociale. Lo spazio invece al piano terra è questo chiosco climatico, come l'abbiamo chiamato, il chiosco della biodiversità. È uno spazio che una volta era l'edicola della stazione dei treni, che anche questo da molti anni è uno spazio vuoto e diventerà uno spazio dedicato alle sfide, alle buone pratiche legate alla biodiversità, ma dare anche, sarà anche la vetrina del nostro progetto al pubblico. Ovviamente la stazione dei treni è un luogo di passaggio, è un luogo di dove passano studenti, passa lavoratori, turisti e che appunto in questa vetrina del nostro progetto potranno conoscere e informarsi sulle attività che vengono realizzate. Questo spazio, quindi l'abbiamo immaginato proprio come uno spazio di racconto di storie sulla biodiversità e sul clima attraverso l'uso di video, di mappe, di audio che racconteranno che cosa si fa sul nostro territorio sui temi della biodiversità e della mitigazione del cambiamento climatico, ma anche poi una vetrina dove si potranno presentare e vendere prodotti e servizi appunto del nostro territorio sulla biodiversità e sul clima, ma anche organizzare mostre, organizzare eventi in questi spazi. Il progetto poi riguarda anche un'altra area che vi dicevo che è quella di fronte attualmente alla stazione dei treni, che una volta era un bar-ristorante, ma anche questo da molti anni ormai vuoto. L'abbiamo chiamata Climate Canteen, l'ex Bariris che è il nome appunto di questo luogo. In questo caso l'idea è di creare, di rigenerare questo luogo dove produttori locali, agricoli, innovatori alimentari, chef, ricercatori potranno trovarsi, incontrarsi, e sarà uno spazio ovviamente aperto al pubblico, sviluppare, sperimentare nuove idee su come il cibo consumato localmente possa essere prodotto localmente, puntando appunto sulla carbon neutrality lungo tutta la filiera, e qui appunto il tema centrale è quello anche di preservare la biodiversità. Nel concreto, le azioni immaginate sono quelle di dar vita a sessioni sperimentali di cucina comunitaria, aprire un laboratorio di trasformazione alimentare a base vegetale. E poi appunto dar vita anche a uno spazio di ristorazione che abbiamo chiamato Climate Positive all'interno appunto di questa Climate Canteen. Noi in questi mesi di preparazione all'avvio ufficiale del progetto, che è partito come dicevo prima il 1º marzo,
Abbiamo avviato un percorso di coprogettazione di questi spazi, perché queste erano ovviamente le idee immaginate in fase di scrittura del progetto. Poi, una volta vinto il bando, abbiamo aperto uno spazio appunto di riflessione, di coprogettazione, co-creazione poi delle attività concrete che andranno a realizzarsi in questi spazi, chiamando a raccolta la cittadinanza, associazioni, imprenditori, tutte le realtà del territorio interessate ad esserci in questo progetto, per poi immaginare concretamente quali azioni potranno essere realizzate. Quindi abbiamo fatto un percorso con diversi incontri in questi mesi per poi definire nel concreto tutto ciò che avverrà all'interno di questi spazi. Un altro elemento fondamentale del nostro progetto riguarda poi anche un allargamento delle attività al di fuori dello spazio fisico della stazione e dei dintorni della stazione, perché noi abbiamo coinvolto in questo progetto anche tutti i comuni limitrofi. La stazione dei treni di Rovereto ovviamente non è usata solo dai cittadini di Rovereto, ma da tutta l'area della comunità, si chiama la comunità della Vallagarina, che è la nostra area di riferimento, e quindi la stazione dei treni di Rovereto è la stazione principale, quindi viene usata da tutte le persone della comunità della nostra valle, e quindi abbiamo immaginato appunto che questo progetto dovesse coinvolgere non solo la nostra città, ma dovesse poi coinvolgere tutti i comuni limitrofi, che sono più piccoli di Rovereto, e che però appunto devono avere comunque un rapporto forte anche con questo progetto. E quindi abbiamo immaginato l'abbiamo chiamato Station on Wheels, questo progetto che prevede di fatto acquistare dei furgoncini elettrici, che avete visto in questa slide, che porteranno nei paesi limitrofi a Rovereto, in tutta la nostra comunità della Vallagarina, le attività del progetto. L'idea appunto di portare le varie azioni, le varie iniziative realizzate nella stazione dei treni e di fronte alla stazione dei treni anche nell'area circostante, e quindi con questi furgoncini elettrici si diffonderanno tutte le attività del progetto, anche i luoghi periferici della nostra comunità nei paesi limitrofi. Porteranno appunto i temi del progetto in tutti i luoghi della comunità della Vallagarina, e l'idea è di acquistare proprio 3 mezzi elettrici attrezzati ovviamente per l'organizzazione di queste attività. E oltre ai paesi limitrofi della città di Rovereto, anche nella stessa città di Rovereto, nelle piazze, nei parchi dei quartieri del comune di Rovereto, queste attività partecipative, attività inclusive sviluppate nella stazione dei treni possano, attraverso questi mezzi elettrici, essere diffusi, promossi in tutto il territorio anche urbano della città. L'ultimo spazio poi che riguarda le attività del progetto è questo spazio che vedete che riguarda l'Associazione La Foresta Accademia di Comunità, questo spazio comunitario, che in realtà questo è uno spazio già attivo, già rigenerato, dove già l'Associazione La Foresta sta portando avanti molte attività, ma che appunto saranno ora potenziate dal progetto Station for Transformation, perché anche in questo caso questo spazio di comunità ospiterà, promuoverà attività accessibili, inclusive, pratiche appunto attorno ai temi della sostenibilità ambientale in questo luogo. L'idea concreta in questo caso è la formazione informale a bassa soglia sui temi della biodiversità, sul clima, in collegamento anche in questo caso con le politiche sociali del territorio, perché appunto il nostro progetto è un progetto che, come dicevo prima, risponde, dà una rappresentazione tangibile dei valori fondamentali, appunto, New Bauhaus europeo. Quindi il nostro progetto ha gli spazi rigenerati, sono spazi rigenerati anche, come dire, gradevoli, belli, ma sono anche spazi ovviamente sostenibili e inclusivi. Il progetto, come dicevo all'inizio, ha poi una
una rete di partner che ne fanno parte. Noi come Comune di Rovereto siamo il capofila, poi c'è la comunità della Val Lagarina, che è appunto questa ente che mette in relazione tutti i comuni che sono all'interno della Val Lagarina. Poi c'è l'associazione, come dicevo prima, la Foresta Accademia Comunità, il Trentino Social Tank, l'Università di Trento, il Centro per la Cooperazione Internazionale, Brevi New Alps, Europe Consulting e uno studio di architettura che si chiama Campo Marzio. Ovviamente non è partner di progetto, ma senza la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, di Ferrovie dello Stato, tutto questo per noi non sarebbe stato possibile, perché gli spazi della stazione dei treni non sono spazi di proprietà del comune, ma sono spazi di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, di Ferrovie dello Stato. Quindi è stato possibile grazie alla loro collaborazione, grazie al fatto che ora quegli spazi sono stati dati in comodato gratuito al Comune di Rovereto, avviare questo progetto. Rete Ferroviaria Italiana aveva, come vi dicevo all'inizio, già sviluppato un rapporto con il Comune di Rovereto negli anni precedenti, ha creduto in questo progetto, ha creduto nel carattere innovativo in questo progetto dimostratore è fortemente replicabile e quindi ci ha dato un pieno appoggio presentando, dandoci appunto gli spazi in comodato gratuito. Il progetto ha un budget complessivo di 6,2 milioni di euro circa e noi abbiamo ricevuto il contributo dalla Commissione europea di circa 5 milioni di euro. Il progetto appunto durerà fino al 2027. Siamo partiti proprio in questi mesi con le attività che si realizzeranno poi nel corso dei prossimi anni. Per il Comune di Rovereto è una grande sfida perché non avevamo mai vinto un bando così grande, così importante come questo, per cui siamo molto contenti, ma molto concentrati anche sul successo di questo progetto, perché sappiamo appunto anche l'attenzione della Commissione europea verso queste città che hanno vinto la prima call per dimostrare, per dare una, come dicevo, dimostrazione tangibile del new Bauhaus europeo e quindi appunto. Abbiamo poi anche avviato un rapporto con alcune città europee perché nel carattere, diciamo, di forte replicabilità del progetto dovevamo avviare una collaborazione con tre città europee dove noi potremo poi nei prossimi anni, prima della conclusione del progetto, trasferire le buone pratiche avviate nei luoghi da noi rigenerati. Quindi in questo momento appunto abbiamo selezionato tre città, una città polacca, una della Slovenia e una città della Romania, che sono oggi partner anche queste del nostro progetto. E per concludere mi premeva appunto sottolineare che questa iniziativa urbana europea e non riguarda i progetti che hanno vinto, non riguarda soltanto, diciamo, anche in termini poi di budget, la rigenerazione degli spazi, perché per noi la rigenerazione di quegli spazi e la stazione sono una parte, solo una parte del progetto, perché poi la vera attenzione e la vera innovazione è sulle attività che all'interno di quegli spazi verranno realizzate, perché appunto non si tratta solo di una mera ristrutturazione, una rigenerazione degli spazi, ma appunto di dare vita a queste azioni sostenibili, inclusive e che rispondano ai pilastri fondamentali del New Bauhaus europeo. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie dottoressa, è stato veramente interessante seguirla. Ha dato uno spaccato, una specifica di questo progetto che certamente si fonda sul percorso di attività partecipativa da utilizzare anche proprio come dicevamo prima, come modello di best practice. Per continuare appunto non rubare tempo alla presentazione dell'altro progetto, passo la dottoressa Alessandra
la parola alla dottoressa Alessandra Neglia, che è appunto la direttrice creativa di UUSAPS, che ci presenterà il progetto Esseri Urbani. Dottoressa, le passo la parola ed invito i precedenti relatori a rimanere con noi in modo da poter rispondere alle eventuali domande che saranno poste ai partecipanti. Grazie. Sì, grazie. Vedete le slide? Spero di sì. Sì, vediamo. Sì, le vediamo. Perfetto, innanzitutto ringrazio l'organizzazione per darci un'ulteriore possibilità di poter parlare del progetto Esseri Urbani. Siamo qui oggi perché il progetto è stato tra i vincitori nel 2021 della prima edizione dei New European Bauhaus Prizes, di cui parlerò tra poco. Intanto per comprendere un po' di che cosa si tratta, Esseri Urbani è un progetto curatoriale di carattere espositivo, divulgativo e formativo che ogni anno chiama all'appello artisti, designer e architetti, nonché anche studiosi delle varie discipline in base anche al tema che decidiamo di trattare anno per anno, per interrogare gli spazi urbani, per quello che è il loro valore, il loro potenziale e il loro significato storico, sociologico, ma anche per quello che è appunto il valore immaginifico che possono contenere dati i significati espressi da chi li abita e da chi li percorre. È un progetto che è stato curato da UUSAPS, un'associazione che nasce di promozione sociale che nasce nel 2019 principalmente allo scopo di promuovere la conoscenza di diversi linguaggi artistici. Noi operiamo in Puglia, in Valle d'Itria, all'Occorotondo, pochissima distanza dalla più famosa Alberobello, e qui gestiamo anche uno spazio che è spazio espositivo, spazio di co-working, con l'obiettivo appunto di mettere in comunicazione tutti i professionisti e gli attori del settore e appunto scambiarsi know-how, progettare. Il team che ha lavorato fin dall'inizio alla progettazione di Esseri Urbani è composto principalmente da quattro elementi, quattro professionisti che si occupano di comunicazione a vario titolo. Poi chiaramente la rete delle collaborazioni si estende di anno in anno anche ad altri soggetti. Ripeto, la scelta è sempre misurata in base al tema che viene scelto per l'annualità in corso, oltre che da tutti i soggetti che fanno parte della rete partenariale. Il progetto nasce da una serie di presupposti, da uno studio, da un'osservazione del territorio. Abbiamo innanzitutto rilevato una serie di criticità di partenza, a partire proprio dal nostro borgo, dall'Ocrotondo, che negli ultimi anni, anche sulla scia di quello che già da tempo a cui già da tempo si poteva assistere nella vicina Alberobello, come ha detto, ma anche a Martina Franca, ha conosciuto un rapido sviluppo del turismo di massa. Ciò ha comportato tutta una serie di problematiche, dallo spopolamento del centro antico a favore delle attività ricettive, quindi B&B, ristoranti e attività collegate, a un peggioramento di quella che era la già atavica carenza di servizi per i residenti, a cui poi si è aggiunta una carenza di servizi per i turisti. Ciò ha determinato negli anni anche la nascita di una serie di conflittualità tra i residenti e appunto il sistema turistico ricettivo, residenti che si sono sentiti sempre più depauperati di quelli che erano i loro luoghi e la loro quotidianità.
A ciò si aggiunga un altro problema che tra l'altro già preesisteva, cioè la disorganizzazione del sistema di collegamento tra città e campagna. Il nostro è un borgo la cui popolazione risiede per i due terzi in campagna, e però non esistono mezzi di collegamento che consentono anche di far defluire parte degli arrivi verso le zone del lago, che pure sono appuntellate, insomma, di luoghi di interesse abbastanza notevoli. Infine, la mancanza di spazi di aggregazione, poiché la maggior parte delle strutture pubbliche presenti sono attualmente non utilizzate oppure necessitano di interventi di messa in sicurezza. Quindi, diciamo, partendo da queste osservazioni, abbiamo pensato che invece un territorio come il nostro meritasse una strategia di tutela, di sviluppo che potesse da una parte legarsi al suo patrimonio materiale e immateriale e dall'altra sottrarlo a dinamiche speculative, proiettandolo verso al centro di una progettualità di lungo periodo. Gli strumenti scelti erano quelli che c'erano più congeniali, quindi l'arte, il design, l'architettura, che abbiamo scelto come strumenti appunto per leggere e interpretare l'attualità, le trasformazioni del mondo contemporaneo, in quanto si tratta secondo noi di strumenti capaci di connettere luoghi, idee e persone. Ed è proprio attraverso l'arte che con questo progetto si è inteso operare sul territorio per custodirlo, promuoverne lo sviluppo e l'innovazione, ma anche riscattarlo dall'abbandono, promuovendo appunto azioni di rigenerazione non soltanto urbana, ma anche sociale del pensiero e delle pratiche. Gli obiettivi di progetto: sicuramente potenziare i circuiti culturali locali, cercando di integrarli all'interno dell'offerta turistico-ricettiva, quindi puntare su un turismo di qualità, su un turismo culturale ed esperienziale. Promuovere la cultura artistica attraverso la progettazione di attività ed eventi, costruire una rete stabile e duratura tra i diversi soggetti presenti sul territorio. Sono tantissimi partner che collaborano al progetto e ognuna di queste realtà non è semplicemente un luogo per porre sul materiale promozionale, ma cura proprio delle attività specifiche al fine di coinvolgere quante più realtà possibili all'interno della comunità. Promuovere l'accesso alla cultura e l'inclusione sociale e l'occupazione giovanile. In effetti, la maggior parte delle risorse umane impiegate nel progetto sono tutte rappresentate da giovani professionisti e non. Infine, contribuire a trasformare il patrimonio ambientale e culturale in un motore di crescita autonoma, autopropulsiva e sostenibile per il territorio. Il progetto si rivolge, come detto, ad artisti, designer e architetti, che vengono coinvolti generalmente attraverso una chiamata alle arti, con la quale vengono selezionati progetti espositivi da realizzare all'interno dei centri urbani coinvolti attraverso l'attivazione di laboratori e workshop, che servono a coinvolgere la comunità locale proprio già nel processo di progettazione e allestimento delle opere. Le comunità, quindi, che vengono coinvolte in ogni fase delle attività, i turisti e i visitatori, perché chiaramente le opere realizzate in mostra, le attività in programma sono destinate a tutti coloro che raggiungono i luoghi del festival durante la programmazione in atto, i portatori di disabilità. Questa è una cosa a cui teniamo molto perché fin dall'inizio abbiamo curato tutta una serie di servizi e strumenti proprio per far sì che ogni azione, ogni attività programmata possa essere altamente inclusiva.
Infine, le attività commerciali ricettive, tour operator e studenti e professionisti, anche questa è una parte alla quale teniamo molto perché ogni anno programmiamo anche attività formative in collaborazione tra l'altro anche con enti di formazione e con le associazioni di categoria, con anche il riconoscimento di crediti formativi professionali. Il festival, che è la parte diciamo più evidente del progetto, consta in variazioni. Della chiamata alle arti ho già parlato. Ogni anno gli artisti vengono chiamati ad interpretare il tema scelto. L'attività di formazione dedicata, fra l'altro, non soltanto ad approfondire le tematiche dell'annualità, ma anche a promuovere la conoscenza dei principi alla base del nuovo Bauhaus europeo. I think tank, che sono dei laboratori di idee attraverso i quali coinvolgiamo la comunità ospitante fin dalle fasi progettuali per fare in modo che l'evento risulti realmente partecipato e sentito dalla comunità. Le residenze, che riguardano l'ospitalità per gli artisti professionisti coinvolti, la rete territoriale, a cui ho fatto accenno poco fa, la rete partenariale molto ampia ci consente di coinvolgere attivamente il territorio. Infine, le installazioni urbane. In esposizioni che sono visitabili gratuitamente H24 per lunghi periodi, grazie ai contenuti multimediali accessibili autonomamente attraverso dei QR code, i social project, che sono delle azioni di coinvolgimento del pubblico, soprattutto attraverso i social media, le experience. Eventi collaterali che riguardano laboratori, workshop, talk, convegni, attività ludiche dedicate soprattutto ai bambini, ma anche agli adulti. E UFO Hall che racchiude tutti i servizi per l'audience development e l'ampliamento dell'accessibilità dei contenuti artistici e culturali. E infine tutte quelle azioni che riguardano invece appunto la promozione e la conoscenza del nuovo Bauhaus europeo. Quattro le edizioni svolte sino ad oggi, nel 2019 Zootopia, Loco Rotondo, edizione tra l'altro con la quale poi abbiamo vinto i New European Bauhaus Prizes. Abbiamo chiamato gli artisti a immaginare cosa accadrebbe se gli animali invadessero i luoghi colonizzati dal mondo per insegnarci a guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda. Nel 2020 non si è tenuto il festival a causa della pandemia da coronavirus, che ci imponeva tutta una serie di restrizioni che avrebbero depauperato di fatto quelli che erano gli obiettivi di progetto, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità, che richiede proprio il contatto sia con le opere in mostra che tra le persone. Quindi abbiamo deciso di saltare questa annualità, riprendendo nel 2021, questa volta a Noci, con Eterotopia, progetto, un concetto foucaultiano che ci fa riflettere su quei luoghi altri che sono al di fuori di ogni luogo, ma sempre reali e localizzabili. Nel 2022, sempre a Noci, un'edizione dedicata all'immagine delle spore, che sono questi elementi naturali, no? Che possono raggiungere, trasportate dal vento, luoghi anche molto lontani per rigenerarsi, tornare a nuova vita. E questo proprio come metafora della disseminazione dei principi NEB che volevamo portare in quell'edizione a seguito appunto dell'assegnazione del riconoscimento della Commissione europea. E infine nel 2023 l'edizione calcarea, Loco Rotondo, un omaggio alla pietra calcarea tipica della Valle d'Itria, che è materiale costruttivo tipico dei nostri paesaggi, della nostra cultura, ma anche delle pratiche artistiche.
E così, diciamo, a titolo di esempio, anche per mostrare un po' quello che facciamo noi ogni anno, realizziamo un video racconto di quello che accade. Ce ne sono diversi, poi li troverete nelle slide, però a titolo di esempio vorrei mostrarvi il video racconto della prima edizione, quella appunto che è stata premiata, ci ha permesso di ricevere il premio della Commissione europea. Dove un po' potete avere un'idea di quello che accade. Dottoressa, le segnaliamo che non si sente l'audio, Non si sente l'audio? dovrebbe Sì, magari, attivare. magari commento io, non so perché non si sente Perché quando probabilmente. Sì. condivide e attiva il video c'è un piccolo flag da attivare per consentire anche la trasmissione audio. Ok. Qui possiamo vedere un po' le installazioni urbane realizzate durante quella prima edizione con gli artisti in fase di montaggio. E qui un po', ecco, la fruizione del pubblico, la nostra interprete Liz, la pannellistica in braille, quel code con i contenuti multimediali. E qui un po' i percorsi cittadini che hanno interessato questo intervento. I laboratori, le attività che abbiamo realizzato con i bambini. Questa è una, diciamo, delle attività a cui teniamo di più perché è molto più facile trasferire i bambini. Cioè, loro poi sono anche i migliori amplificatori, qui anche tutte le attività collaterali dell'experience di cui vi raccontavo. Ecco, poi ci sono anche altri after movie, però ecco, li troverete poi tranquillamente nelle slide. Qui alcune immagini un po' delle opere che sono state realizzate durante queste quattro edizioni. Abbiamo sempre chiesto appunto agli artisti, ai designer, agli architetti che sono intervenuti, che hanno partecipato alle nostre call con le loro progettualità, di declinare, oltre che il tema specifico dell'edizione, anche un po' quelli che sono i valori di sostenibilità, i valori di inclusione, che erano già presenti all'interno del progetto. Ancora prima di ricevere il riconoscimento, fatto che poi ci ha indotto a partecipare a quella prima chiamata della Commissione europea, e a declinare anche con abbastanza facilità quelle che erano le richieste del bando del premio. Qui ecco, scorro velocemente sulle immagini, rendere giusto un po' l'idea di quello che è stato realizzato in queste quattro annualità tra i comuni di Locorotondo e Noci. Questo è un elemento anche da tenere in considerazione, si tratta di un progetto che può essere tranquillamente sviluppato in qualsiasi realtà, perché si presta bene, ecco, ad essere integrato in qualsiasi contesto urbano. Andando avanti, scorrendo un po' di numeri di quelle che sono state le esperienze di questi anni, siamo partiti nel 2019 con un'edizione veramente con un budget ridottissimo, che però ci ha permesso di coinvolgere veramente decine e decine di professionisti, volontari, di artisti.
ottenendo anche un discreto successo di pubblico per un evento che è stato praticamente progettato e realizzato in pochissimi mesi. Nel 2021, mentre eravamo ancora in attesa, no, delle fasi finali di valutazione da parte della Commissione europea, ma già tre finalisti NEB, siamo riusciti comunque ad incrementare il budget di progetto, a coinvolgere molti più artisti, a coinvolgere tra l'altro anche molti più professionisti, artigiani, e creare appunto per la prima volta questo primo incontro tra l'artista, il professionista e l'artigiano, che pone in comunicazione un fatto di manualità con un fatto appunto di azione, di progettazione. Ancora con Spore siamo riusciti a raggiungere, diciamo, l'obiettivo della internazionalizzazione di diffusione della nostra call. Abbiamo avuto una partecipazione importante praticamente da tutto il mondo. Abbiamo introdotto il meccanismo delle residenze, che chiaramente sono molto più utili al coinvolgimento attivo della comunità nel lavoro che gli artisti vanno ad operare all'interno del tessuto urbano. E abbiamo incrementato anche il numero di partecipazioni alle attività laboratoriali, soprattutto in collaborazione con gli istituti comprensivi. Inoltre abbiamo anche introdotto il meccanismo che prevede la donazione delle opere realizzate ai comuni ospitanti. Infine, quest'anno l'anno scorso è stata un'edizione particolare dedicata per lo più alla convegnistica, ma che ci ha permesso appunto di approfondire tutte le tematiche relative alla progettazione e alla costruzione attraverso l'uso della pietra calcarea, anche cercando di portare sul tavolo dei ragionamenti relativi a quelle che sono le ultime novità in fatto di progettazione. Dottoressa, non la sentiamo? Dottoressa Neglia, forse ha perduto il collegamento, è rimasta frizzata. In attesa che la dottoressa riprenda la linea, magari anche per un saluto, volevo ringraziare tutti quanti voi e i relatori per questi interventi tanto esaustivi e completi, per averci riportato coinvolto in questa analisi complessiva del New European Bauhaus come modello di riferimento per la sostenibilità complessiva, per averci parlato dell'efficacia delle politiche del Green Deal nella neutralità climatica e per il valore dell'attività partecipativa nella creazione di spazi urbani che tengono conto di estetica, sostenibilità e inclusione. Questi gli elementi di punti di forza di queste iniziative. E non so se sono ancora ci sono ancora la dottoressa, i relatori in linea. Sì, grazie, dottoressa Miorandi. Vediamo se c'è ancora in linea anche il dottor Monforti, Ferrario, Fabio, li volevo semplicemente salutare. Abbiamo già completato i tempi del nostro webinar. Non so se avete soltanto un minuto. C'era stata una domanda relativamente alla capacità di coinvolgimento della cittadinanza rispetto ai progetti che sono stati realizzati con il New European Bauhaus. E chiedo nello specifico alla dottoressa Miorandi se sono riusciti i cittadini a comprendere qual è stato il coinvolgimento e il ruolo dell'Unione Europea
per il sostegno alla rigenerazione urbana e che cosa avete fatto per diffondere questa consapevolezza sul ruolo dell'Europa in questo finanziamento? Sì, grazie della domanda. E noi abbiamo organizzato, e lo faremo anche nei prossimi mesi, diversi momenti di presentazione della città, l'abbiamo fatto in questi mesi, di presentazione del progetto per far comprendere che cos'è il European Bauhaus, qual è il ruolo dell'Unione Europea in questo progetto, qual è il ruolo dell'Unione Europea per la città di Rovereto, e lo faremo ancora nei prossimi mesi perché appunto abbiamo l'intenzione di continuare a sottolineare l'importanza strategica di questo progetto. Cosa vuol dire quindi essere anche cittadini europei, essere parte di una rete più ampia? E quindi, e anche nei processi di coprogettazione abbiamo invitato diverse realtà locali, anche in questo caso, per che possono contribuire con le loro idee e le loro proposte a questo progetto. Grazie, dottoressa Miorandi. Non abbiamo domande per il dottor Monforti, ma perché certamente la relazione è stata completa, dunque non ha suscitato ulteriori quesiti. Ci chiedeva un partecipante, il progetto non so se è stato finanziato da CreaCult, probabilmente faceva riferimento all'altro progetto che ha presentato la dottoressa Neglia, o anche può far riferimento a questo della dottoressa Miorandi? Il nostro progetto è stato finanziato appunto dall'iniziativa urbana europea all'interno di questa call, con un bando quindi specifico per le città, era rivolto solamente alle città. Dottoressa, è stata difficile progettare? Sì, è stata una sfida molto, anche perché noi non avevamo una lunga esperienza, per cui, però è stata una bella esperienza perché varie persone hanno contribuito con idee, con la scrittura del progetto, quindi una bella sfida. Bene, vi ringrazio di questi interventi, vi saluto, chiudiamo il collegamento, grazie ancora, ci vediamo alla prossima, e che vi ricordo essere appunto il 18 aprile con il successivo webinar di presentazione il penultimo, esattamente il penultimo webinar che realizzeremo per le elezioni d'Europa. Non vorrei avere sbagliato data, infatti ho sbagliato, il penultimo è l'11 di aprile con appunto le attività di lezioni d'Europa, che sarà l'ottavo webinar, e l'ultimo intervento, l'ultimo webinar il 18 di aprile. Grazie ancora, buona giornata a tutti, un caro saluto. Grazie. Grazie, arrivederci. Alla prossima.